Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare un interessante e utile script da usare con i documenti Google, quindi Google Documents, e che permette, lo scopo del quale è quello di assegnare delle etichette a dei messaggi in Gmail in modo da ritardarne, diciamo, la nostra analisi, la nostra elaborazione di questi messaggi. L'utilità sta appunto nel fatto di scremare la posta in arrivo suddividendo questi messaggi in diverse priorità, quindi assegnando delle etichette e togliendoli temporaneamente dalla posta in arrivo per poi farceli riapparire a tempo debito. Ecco, questo script fa tutto quanto ho appena spiegato e lo vediamo fra breve. Allora, lo script non l'ho inventato io, ovviamente, ma l'ho trovato fra le varie notizie che mi passano sott'occhio, esattamente a questo indirizzo che vediamo qui. Eccolo qua, e io l'ho semplicemente tradotto nelle piccole parti in inglese, l'ho messo in italiano per renderlo un po' più amichevole per noi di lingua italiana. E vi faccio vedere questo link aperto, eccolo qua. Quindi è uno script. Qui c'è anche un video che spiega come usarlo e come agisce lo script in quanto tale. Qui c'è lo script originale. Eccolo qua, con le scritte tutte ovviamente in inglese, e io nel commento di questo, oh, scusate, nel commento di questo video tutorial vi metterò lo script con le parti tradotte in italiano. Ecco, mettiamolo in primo piano così vediamo sempre la nostra scaletta. Allora, partiamo subito, dunque, la sorgente dello script ve l'ho mostrata e partiamo, ho fatto una bella scaletta qui che potete seguire tranquillamente, non è per niente difficile, una volta impostato la maggior parte di questi punti sono da fare una tantum per preparare il tutto, una volta pronto in realtà non c'è più nulla da fare, lo script agirà da solo come vedremo. Allora, primo punto. Aprire Google Documenti e crearsi un nuovo foglio di lavoro che nel gergo di Google Documents foglio di lavoro significa il corrispondente di un foglio Excel o calc di LibreOffice. Ecco. Quindi facciamo pure crea nuovo foglio di lavoro così abbiamo lì il nostro foglio pronto, bello pronto. E salvarlo, ecco, perché naturalmente affinché lo script rimanga, resti archiviato e possa agire, bisogna pur salvare il foglio nel quale esiste lo script. Allora, ci salviamo questo foglio, mettiamo Gmail script tutorial e ce lo salviamo. Ecco qua. Secondo punto, aprire l'editor degli script. Aprire l'editor degli script con il menu strumenti editor script. Copiare lo script, vedi commento al video che appunto lo trovate sotto nel commento e salvarlo. Allora, io naturalmente ho già fatto tutta la trafila, quindi ho già il mio documento Google foglio di lavoro pronto e vado a prendermi lo script da copiare, quindi questa parte non c'entra nulla, voi lo copiate, lo copierete dal commento al video tutorial come ho detto, quindi io lo vado a prendere direttamente alla fonte, ma in sé è la stessa cosa, Quindi apriamo, come c'è scritto nel punto, strumenti editor di script, ecco qua. Aspettiamo che si apra. Ecco, per difetto, mostra già un'intestazione di funzione. Noi facciamo un bel incolla del nostro script.
e una volta incollato il nostro script, eccolo qua, ce lo ritroviamo già anche con la sintassi colorata che evidenzia le varie parti del linguaggio usato. Il quale linguaggio usato è JavaScript. Quindi diciamo che al contrario di Microsoft Office che usa un suo Visual Basic, al contrario di LibreOffice che usa una specie di Basic suo, può usare anche Python, eccetera, eccetera, Google usa linguaggio tipicamente usato nel mondo web che è JavaScript. Quindi chi è già un guru di questo linguaggio, chi lo conosce, riconoscerne, ne riconoscerà anche la sintassi. Non è lo scopo di questo tutorial addentrarsi in cosa fa, come, perché il linguaggio, quindi diciamo, restando a livello di utente comune, a noi basta utilizzare questo codice così com'è, che sappiamo che funziona e fa il suo lavoro. Ecco, allora dicevamo che è JavaScript e nello specifico questo script è composto da tre funzioni, cioè da tre parti che possono essere eseguite anche separatamente. Vedete, funzione, function, che vuol dire funzione, questo determina un pezzo di script indipendente dagli altri che ha una sua funzione specifica, un suo scopo specifico. Quindi abbiamo un get label name, che è una prima funzione, un setup, che è una seconda funzione, un move snooze o snoozes, non so come si pronunci, la terza funzione, che è quella più importante, poi quella che farà il lavoro effettivo. Ok, per adesso ci siamo, abbiamo recuperato il codice JavaScript del nostro script e lo salviamo. Quindi facciamo salva. Beh, lo chiamiamo, vediamo un po' anche qui, Gmail script tutorial. Ecco qua, salvato. Poi possiamo chiudere. No, scusate, andiamo avanti dal menu tendina. Selezioniamo una funzione da eseguire. Ecco. Praticamente lo script in questo momento è già pronto all'uso, e quindi iniziamo effettivamente ad impostarne le caratteristiche per poi fargli fare il suo lavoro. Quindi il primo punto è usare la funzione setup, che dal suo nome richiama l'idea appunto di impostazione, quindi impostazione iniziale. Questo è un lavoro che viene eseguito una volta sola, cioè una tantum, il setup. Allora, come recita la nostra scaletta, seleziona una funzione da eseguire. Ecco, dal menu a tendina seleziona una funzione da eseguire, scegliamo setup. Ecco, vedete che questo menu a tendina, come abbiamo detto un attimo fa, elenca tutte le funzioni che ci sono nello script, cioè le varie parti indipendenti che fanno qualcosa per conto loro. Quindi lui le riconosce già dalla sintassi JavaScript e ce li elenca. Quindi il setup, la seconda, la scegliamo. Poi, per eseguirlo, cosa dobbiamo fare? Premere il triangolino blu per eseguire, e viene chiesta l'autorizzazione per eseguirlo. Ecco, il triangolino blu è questo qua. Praticamente viene fuori anche scritto il piccolo aiutino: esegui funzione selezionata. Quindi noi vogliamo eseguire setup, schiacciamo il triangolino blu e ci viene chiesta un'autorizzazione. Insomma, essendo un mondo web e parlando di script, prima di fare danni dobbiamo sapere cosa eseguiamo. E quindi ci viene chiesta l'autorizzazione. Siccome siamo coscienti che abbiamo in mano noi la situazione, lo script non è una cosa strana, esotica, noi possiamo fare premere autorizza per eseguirlo. Che cosa fa questo setup? Io, siccome l'ho già fatto, faccio annulla, ma voi dovete fare autorizza e verrà eseguito il setup. Ora, il setup cosa fa? Crea delle etichette, un'etichetta col nome pendenti e delle etichette, sottoetichette con vari giorni, che poi saranno le etichette che verranno usate per gestire appunto questo smistamento dei messaggi nella posta in arrivo. Allora, siccome l'ho già fatto, andiamo nel mio Gmail e vedete che quel setup
Una volta eseguito, ha creato queste etichette che prima non avevo, quindi un'etichetta di livello superiore chiamata pendenti e fino a 7 sottoetichette, una per ogni giorno della settimana. Quindi, in sostanza, queste etichette, questo script permette di ritardare, di smistare dei messaggi trovati in posta in arrivo fino ad un massimo di una settimana. Quindi un messaggio che verrà assegnato a questa etichetta 7 giorni impiegherà una settimana prima di tornare nella posta in arrivo, 6 giorni, 6 giorni, eccetera, eccetera. Ecco, quindi una volta eseguito il setup vi ritroverete queste etichette create automaticamente da quella parte dello script. Poi torniamo al nostro script. Ecco, premere il pulsante autorizza e confermare, questo l'ho appena detto. Poi in Gmail troviamo le nuove etichette, questa è quella che vi ho fatto vedere. E adesso andiamo avanti. Com'è che diciamo lo script di eseguirsi automaticamente a scadenze regolari, perché poi non è che vogliamo noi manualmente preoccuparci di tutto il meccanismo, ma deve essere questo script che ci fa il lavoro. Allora, dal menu trigger, ecco, il nome trigger ci indica un qualcosa che fa scattare qualcosa. Quindi noi attiveremo un trigger per far funzionare automaticamente la parte qua, la funzione move snooze, cioè muovere, spostare i messaggi tra un'etichetta e l'altra che abbiamo appena visto prima. Quindi prendiamo il menu trigger del progetto corrente, cioè dello script che stiamo vedendo adesso, e viene fuori una finestrellina, un dialogo dove naturalmente dice nessun trigger perché è una cosa nuova, la stiamo creando adesso. E allora si fa fare clic per aggiungere un nuovo trigger e sarà questo a far scattare il nostro script a scadenze regolari e automaticamente. Allora facciamo clic. Qui vedete che è tutto abbastanza intuitivo e facile, basta leggere cosa c'è scritto. Facciamo clic e dal menu tendina esegui scegliere la funzione move snooze. Quindi esegui questo qua, menu tendina, scegliamo la nostra funzione che deve muovere e spostare i nostri messaggi, quindi move snooze ed è fatta. Poi dal menu a tendina eventi, dai menu tendina eventi scegliere basato sul tempo timer giorno e dalle 24 alla 1. Ecco, adesso faccio l'impostazione, poi breve spiegazione. Quindi i menu eventi vedete sono 1, 2 e poi se ne aprirà un altro basato sul tempo, quindi vogliamo che questo trigger faccia scattare lo script ad ogni tot tempo, tot ore, tot giorni, quello che vogliamo. Poi timer giorno, quindi non ogni tot ore, minuti, giorni, settimane, ma appunto giorni, quindi basato sul tempo, una volta al giorno e quando. Ecco, appare questo nuovo menu tendina dove ci sono dei vari intervalli di ore. Allora prendiamo quello per difetto, quindi praticamente dalla mezzanotte alla una, che va benissimo, non disturba nessuno. E questo cosa significa? Che questo trigger farà andare, eseguirà questa funzione basandosi sul tempo una volta al giorno, da mezzanotte, fra la mezzanotte e la una. E poi si salva questo trigger. Ecco. Salvare il nuovo trigger e praticamente abbiamo finito il nostro lavoro. Una volta salvato, questo trigger è già attivo. Ovviamente non funzionerà perché adesso non è mezzanotte, però sarebbe già attivo. Io, avendolo già fatto come prima, non faccio salva, voi fate salva, io no, faccio annulla. Ecco, il nostro lavoro praticamente è finito. Basta salvare il nostro foglio di lavoro e tenerlo fra i nostri documenti. Ecco, come me ho il mio Gmail script che resta lì bello tranquillo, ha dentro il suo trigger, il suo script col suo trigger che agisce. Quindi lo script e il trigger saranno attivi sempre finché non fermiamo di proposito il trigger oppure finché non cancelliamo il foglio di lavoro. Quindi è essenziale tenersi il foglio di lavoro.
fra i nostri documenti. Una volta preparato lo script e attivato il trigger, non si deve fare più nulla. Lo script opera silenziosamente e automaticamente giorno per giorno. Ecco, quindi chi si è lasciato un attimo impressionare da tutta questa scaletta sappia che l'ha fatto una volta e adesso non deve più preoccuparsene. Allora, usare lo script. Quindi adesso abbiamo preparato tutto bene, ma cosa succede? Allora, siamo nella nostra posta in arrivo e qui mi sono già messo un messaggio non letto e mi dico ok, vedo già dall'oggetto oppure dalle prime frasi che questa cosa può anche aspettare un po', e quindi posso spostare dalla posta in arrivo questo messaggio, quindi lo seleziono e lo sposto con la funzione qui in alto, sposta in, nella mia etichetta. Diciamo che voglio ritardarlo di 3 giorni, va? Facciamo 3 giorni, quindi lui si sposta e appare qui pendenti da 3 giorni, per 3 giorni. Non è più in posta in arrivo, ma è pur sempre lì, non letto, ma pendente. E questo è praticamente la base dell'uso del nostro script. A questo punto, volendo lasciare andare le cose in tempo reale, alla prossima mezzanotte lo script gira, viene eseguito, si accorge di questo messaggio e lo sposterebbe a pendenti 2 giorni. Dopodomani, altra mezzanotte, pendente 1 giorno, tra 2 giorni ancora, o 3, dall'ultimo giorno verrebbe riportato in posta in arrivo. Ecco, a scopo dimostrativo eseguirò ora manualmente quello script per accelerare il tempo, insomma, per far finta che sia mezzanotte. Allora, vengo qua nel mio mail ufficiale. Diciamo che questo del tutorial ha finito il suo scopo. Torniamo nel mio, che è già attivo. Mi sono messo anche un messaggio che mi spiega cosa fa questo foglio, perché in sé questo foglio di lavoro non ha altri scopi che non tenere lo script, quindi per non lasciarlo proprio vuoto mi sono messo un paio di commenti, potete farlo anche voi oppure usare il foglio per altri dati, tanto l'importante è che abbia dentro lo script. Io lo lascio solo per lo script, quindi mi sono messo questo paio di commenti per me. Allora, per eseguire questo script manualmente facciamo un po' come abbiamo già fatto, anzi non un po', facciamo come abbiamo già fatto per il setup, cioè eseguiamo quella parte dello script manualmente e non aspettiamo che sia il trigger a farlo. Allora, una possibilità è accedere a gestione script e quindi Gmail Document si accorge che per questo foglio di lavoro ci sono queste funzioni disponibili, posso selezionarne una e fare esegui. Ecco qua, eseguito. Vediamo un po', ecco, ho eseguito lo script e vedete che da 3 giorni il mio messaggio si è spostato a 2 giorni, e questa era una possibilità, diciamo, meno dipendente dall'entrare nell'editor, ecco, è meno delicato, perché se entriamo nell'editor dello script magari ci sfugge un click del mouse o cancelliamo qualcosa che poi lo script non funziona più, diciamo che è un po' più pulito a livello utente quello che ho fatto prima. L'altra possibilità è fare esattamente ciò che ho fatto prima con il setup, però scelgo move snooze, triangolino blu, esegui, esecuzione in corso della funzione, e voilà. E questa è l'altra possibilità. Chiudiamo, vediamo un po'. Ecco, eseguito lo script, è andato a pendente 1 giorno. Quindi lo rifacciamo per l'ultima volta per far vedere il risultato finale di questo script. Quindi gestione script, andiamo nel modo più pulito, più semplice, più user friendly, quindi scegliamo il nostro move news e per l'ultima volta lo eseguiamo. Voilà, eseguito, e a questo punto vediamo un po'.
Il messaggio è sparito dai pendenti ed è tornato in posta in arrivo. Ecco qua. E questo è quanto volevo mostrarvi per questo, secondo me, interessante e utile script, facile da rendere operativo, e poi non ci siete più preoccupati di nulla. Quindi avete visto che aspettando il tempo reale, non velocizzando le cose, dopo 3 giorni mi ritrovo lo stesso messaggio non letto in posta in arrivo e finalmente posso elaborarlo, affrontarlo, analizzarlo oppure ritardarlo un'altra volta. Quindi lo si sceglie, lo si risposta fra i pendenti e il ciclo continua, ricomincia. Questo ovviamente vale per uno o più messaggi. Adesso, scopo didattico, ovviamente è più facile seguirne uno, ma posso avere uno o più messaggi per ognuna di queste etichette, smistare a dipendenza del mio traffico di posta che voglio mettere un attimino in pausa prima di affrontare. Ecco, un'ultima nota prima di terminare. Lo script naturalmente con il suo trigger viene eseguito con dei meccanismi dietro sui server di Google, e se qualcosa va storto ci viene notificato. Cioè, se per un qualsiasi motivo, che ne so, manutenzione dei server Google o qualcosa, questo script non dovesse girare alla mezzanotte come previsto, noi riceviamo un'email di notifica. Ecco, io proprio per caso negli scorsi giorni mi è successo e mi sono trovato questo mail di notifica, e come potete vedere Google mi avvisa che il mio script Gmail etichette pendenti ha fallito di finire con successo, cioè c'è stato un problema, quindi in realtà non ha spostato nessun messaggio perché non è girato. Motivo, dettagli, l'ora, mezzanotte, un quarto circa, la funzione move snooze non è andato perché non è stato possibile connettersi a Gmail. Vuol dire che in quel momento o Gmail o il meccanismo degli script o qualcosa non stava funzionando a dovere in questa giornata, cioè il 13 agosto scorso. E voilà, è una specie di, no, non una specie, è un log, un giornale di avviso che ci dice: ecco, guarda, non, i tuoi messaggi sono rimasti lì, ma c'è anche un perché. Molto pulito, molto utile, molto pratica come funzione. Ecco, questo è quanto, spero che troviate utile anche voi questo script. Buona giornata e alla prossima.